Signore della vita, Pastore delle nostre anime, grazie per il dono della vita, del battesimo che ho ricevuto, che ho ricordato, ho ricevuto subito appena nato, e ho ricordato appena 6 giorni fa, per il dono dell'ordine sacerdotale di cui celebrerò il 34° anniversario il prossimo mese nella solennità dei Santi Pietro e Paolo. Il dono della vita, ecco, nell'icona di Cristo Sposo è presente Maria, e questa icona, come abbiamo visto ieri sera durante la veglia, ha un doppio nome. Si chiama l'icona del Nymphios, dello sposo, che viene presentata durante il triduo pasquale nel rito bizantino. Si chiama anche Non piangere, o madre. Maria non sorregge il figlio, è lei appoggiata al figlio, e lui è nell'atto quasi della risurrezione. E questa icona mi ha dato un po' modo di rendere presente la Madonna delle Lacrime di Siracusa, a cui io devo anche la vita, perché come mia mamma, mia nonna e i miei parenti mi raccontano, sono nato con un problema di salute che è stato risolto, pare, miracolosamente, proprio per intercessione della Madonna delle Lacrime. E grazie a quanti con la loro pazienza ed amicizia mi hanno sostenuto nei vari passaggi della mia vita. Grazie alle suore che evidentemente hanno inciso in modo così profondo da aver seminato nei solchi della mia esistenza un seme che, anche se per diverso tempo sembrava sopito, non è bastato granché per farlo mostrare quanto erano robuste le radici che aveva messo nel mio cuore. Intendo dire le suore della comunità di Massa Insigne Devotionis, la comunità di Siracusa. Alcune già sono in cielo, fra tutte ricordo Suor Rosetta, Suor Carmela Costa, Suor Vittoria. Grazie alla Madre Maria Oliva, che volle fondare fra le prime una casa a Siracusa, proprio quasi subito dopo la lacrimazione. Esiste una fotografia che purtroppo non si riesce più a trovare dove sarà conservata bene, non esce fuori. Una foto che ritrae la madre inginocchiata davanti al quadretto della Madonnina, perché per tanto tempo l'effigie miracolosa è rimasta sotto un capannone nella piazza Euripide, e si vede la madre che con lo sguardo è fotografata con lo sguardo verso la Madonna e implora qualcosa, e sono certo che lì la madre abbia pregato anche per i figli della Chiesa. Un grande grazie alle prime sorelle. Tra queste, fra tutte, le ho conosciute quasi tutte, le prime quattro, tranne una. Le prime quattro ho soltanto Assunta degli Angeli, non ho conosciuto, ma poi le altre le ho conosciute. Ma soprattutto Suor Gina di Santa Teresa di Gesù Bambino. Ecco, non avete idea di come, oggi si direbbe, mi ha stalkerizzato. Non avete idea, giovane sacerdote mi ha voluto continuamente a Fatima, e lì brano brano mi ha consegnato quello che lei aveva sentito dalla bocca della madre riguardante proprio il progetto dei figli della Chiesa, e mi ha motivato tantissimo, devo dire. E grazie alle madri generali che si sono susseguite, Sor Pina, Sor Elida, mia
Maria Teresa e in modo speciale a te, sorpresa, che hai accolto benignamente la mia richiesta di dare il via, in questo modo anche molto semplice, alla nuova storia tutta ancora da scrivere della presenza dei sacerdoti figli della Chiesa dentro la famiglia carismatica dei figli e delle figlie della Chiesa. Ci attendono sicuramente grandi sfide. Voi, sorelle, avrete a breve il 12° capitolo generale, durante il quale lo Spirito sicuramente parlerà. Le sfide sono ad intra e ad extra, sfide all'interno della famiglia, ma anche ad extra per l'urgenza dell'evangelizzazione che ci chiama e ci sentiamo chiamati a rispondere con il nostro carisma che deve rinnovarsi nella fedeltà all'intuizione originale, ma nuovo per le esigenze dei tempi. Grazie a Suor Fiorella che con tanta pazienza e con tanto affetto mi ha seguito e sostenuto. Grazie al mio vescovo, signor Salvatore Pappalardo, che mi ha permesso di allacciare più stretti legami con le suore figlie della Chiesa. Grazie a voi, sorelle, novizie, amici che siete intervenuti a questa celebrazione. In modo del tutto particolare voglio ringraziare i miei confratelli presbiteri qui presenti. Fate scattare l'applauso. Che appartengono al mio stesso presbiterio. Capisco perché, nominando voi, mi è venuta la commozione. La vostra presenza per me è segno di una comunione vera che al di là delle differenze di età, di cultura o metodi di approccio pastorale o altro, sa stringersi attorno alle cose essenziali che sono l'amore per Cristo e per la Chiesa. Ma in più la vostra presenza è per me il segno del vostro affetto, della vostra stima. La lista sarebbe lunga e devo stringere, ma non posso non menzionare coloro che hanno rappresentato per me quelle radici del carisma che questo carisma dalla madre veniva paragonato, come tutti voi sapete, sorelle, veniva paragonato al nettare delle api che succhiano da vari fiori. E quindi ho avuto questa presenza nella mia vita del Carmelo Teresiano. In modo particolare ringrazio padre Valentino Manca, che ho conosciuto all'inizio di questo mio intero, appena sacerdote, era malato, e grazie anche a sorella Elda sono riuscito a parlare con e ci fu subito una sintonia, una comunione profondissima. Grazie a padre Gaudenzio Gianni Noto, che è il commissario dei Carmelitani Siciliani, che è anche mio padre spirituale. Mi ha seguito sempre, anche quando per un periodo sono stato fra i benedettini, e lui mi ha benedetto sempre, e i benedettini di San Martino delle Scale. In modo particolare vi ringrazio gli abati Don Ildebrando Scicolone e Don Salvatore Leonarda, che in un momento molto particolare della mia vita mi hanno sostenuto e mi hanno aiutato a capire che il mio vero, la mia vera chiamata, cioè nel discernimento, si è evidenziato che la mia chiamata è proprio per la Chiesa locale.
Quel sole che 106 anni fa brillò su Madre Maria Oliva, l'Eucaristia, sia sempre lodato ed adorato e ci dia la grazia di vedere sbocciare sotto i suoi raggi numerose e sante vocazioni, sia vocazioni religiose per la nostra famiglia, per voi suore, figlie della Chiesa, numerose vocazioni per il sacerdozio, la vita consacrata, numerose vocazioni anche alla vita laicale impegnata, alla vita matrimoniale vissuta come testimonianza. Questo sole ci riscaldi e ci rinnovi. Come vedete, stamattina all'udienza generale, dove ho potuto parlare con Santo Padre e presentargli una lettera nella quale dicevo il senso di questo mio gesto, ho fatto il pieno di sole e quindi per me è stato un segno che il sole di Dio è su di noi e dobbiamo farci riscaldare da questo amore per poi ridonarlo abbondantemente.